è quasi decisiva, perché poi a 3 giorni dalla fine è molto importante, perché insomma i presupposti noi contiamo e abbiamo voglia di arrivare terzi, perché sarebbe un traguardo che darebbe tanti vantaggi. Abbiamo rispetto alle altre squadre una partita in più da giocare, incontriamo una squadra che ha praticamente raggiunto l'obiettivo della salvezza meritatamente, indipendentemente da alcuni risvolti che poi deferimenti eccetera, ma credo che non avverrà niente, si è salvato meritatamente. Partita importante per noi, presupposti stiamo bene, quelli di fare bene, quelli di vincere la partita. Sappiamo che non sarà facile, perché nessuno regala nulla, guai se non fosse così, perché insomma è giustissimo e sacrosanto. Noi stiamo bene, sarà un confronto lì dentro, però è chiaro che è una partita importante. Poi non è che siamo legati anche ai risultati del Catania, in qualche modo sì, però voglio dire, i match point ce li abbiamo noi, perché rispetto al Catania abbiamo una gara in più e perché comunque saremmo in vantaggio nel caso di arrivo a pari punti nel confronto diretto. Questo è l'obiettivo, ed è un obiettivo importante. Mi conviene se le chiedo, insomma, chiaramente l'obiettivo è quello di capitalizzare le ultime tre gare, fare 9 punti, come diceva lei, per cercare di arrivare terzi, ma probabilmente l'obiettivo è anche recuperare quello smalto, quella lucidità e quell'ottima forma e capacità di espressione e manovra che magari avete raggiunto intorno a gennaio e febbraio, e che nelle ultime settimane insomma si è vista di meno, diciamo così. Non lo so, sono punti di vista. Per me già dall'inizio abbiamo fatto molto bene dal punto di vista del gioco. Non è vero che la nostra espressione di gioco è calata, perché forse voi vi lasciate soltanto influenzare dai risultati, senza poi magari capire come questi risultati nascono fuori. La squadra sta bene, poi è chiaro che le partite diventano ancora più belle quando c'è una squadra che se la vuole giocare, accetta il confronto. Quando questo avviene da parte non abbiamo problemi sostanzialmente, quindi sono soltanto dei punti di vista. Noi non abbiamo perso smalto, abbiamo soltanto avuto qualche giocatore fuori che fortunatamente stiamo recuperando, e sostanzialmente stiamo bene, stiamo molto bene, quindi siamo nelle condizioni migliori per continuare, non per ritornare a fare, per continuare a fare quello che abbiamo fatto, magari con meno puerilità, quello sì, perché adesso i punti diventano veramente determinanti, perché poi spazi o possibilità di recuperare non ce ne sono più, le partite stanno terminando. Senta, lei diceva appunto la squadra sta bene, immagino che stia ancora meglio per il fatto che comunque la settimana di stop ha consentito qualche recupero, insomma si faceva prima il nome di Giannone, qualcun altro, che piccoli acciacchi credo che siano stati risolti. Insomma, da questo punto di vista credo che ci si avvii verso i playoff, fermo che naturalmente queste 3 partite sono da giocare al meglio, nella migliore condizione possibile, anche in considerazione del fatto che poi insomma stiamo tutti quanti aspettando Canutè, anche di capire in che condizione arriverà. Ma aspettiamo solo Canutè, perché credo che la settimana prossima ritornerà, ma Canutè sta già lavorando, non è che quando ritornerà qui ricomincerà un percorso di lavoro da zero. Diciamo che l'infortunio è quasi superato, manca veramente pochissimo, e comunque lui già sta lavorando, quindi quando rientrerà nel gruppo non starà a fare per molto tempo lavori differenziati, quindi aspettiamo solo lui. Gli altri stanno bene, al di là di qualche piccolo acciacco, al di là del fatto che comunque 3 partite in una settimana, probabilmente vedremo l'andamento delle gare, probabilmente ci sarà bisogno, come sempre d'altronde, ma forse in questo momento un po' di più, di avere tutti a disposizione, quindi nel gioco delle alternanze di chi gioca, di chi subentra, di chi esce fra una partita e l'altra, dobbiamo essere al 100% e dobbiamo giocare come sappiamo, e poi vogliamo centrare questo obiettivo, perché poi credo che fino adesso, per quello che abbiamo seminato, ce lo siamo meritati in campo, ed è importante centrarlo, è molto importante. Non è decisivo, perché adesso non si decide nulla, ma è molto importante centrarlo.
Senta, lei ho già avuto modo di dirlo in settimana, no? Quest'anno è stato un anno un po' particolare, con tante sconfitte immeritate, insomma tante prestazioni ottime che si sono concluse non con il risultato sperato. Però, insomma, qui la matematica non è mai un'opinione. Si va a vedere il tabellino, sette sconfitte sono obiettivamente tante, l'abbiamo già detto durante tutto l'anno anche i motivi di alcune di queste sconfitte, ai play-off non si potrà più sbagliare. Dicevamo che insomma ci sono delle cose che non sono facilmente allenabili, la voglia di vincere, la determinazione nel saper soffrire, nel saper vincere determinate partite. Adesso siamo al dunque, bisognerà cercare di non sbagliare più, insomma, questa fa un po' di storia questa cosa delle sette sconfitte, insomma, questo voglio dire. No, ma ci può stare anche perdere, è chiaro che sette sconfitte rimangono un dato statistico e dobbiamo sempre avere la capacità di analizzare il come, il quando e il perché. Diciamo che complessivamente, anche quando abbiamo perso, abbiamo sempre fatto buone partite. E il problema di quando si parla di spessore riguarda una necessaria esperienza, cioè ciò che accade, che accade come squadra o che accade individualmente, parliamo chiaramente di prestazione di calcio. Ogni cosa che accade bisogna trarre un insegnamento, perché sennò non va bene. Quindi noi siamo in grado di essere, noi siamo una squadra che sa soffrire, non è una squadra che... Cosa significa saper soffrire? Reggere l'urto dell'avversario quando l'avversario ti mette sotto sul piano del gioco, sul piano tattico, eccetera. Noi siamo una squadra tosta da questo punto di vista, compatta, non è che non abbiamo la capacità di soffrire. È che un insieme di errori su cui dobbiamo fare una grande riflessione, che abbiamo fatto, sono quelli che non bisogna commettere più. Nel calcio, a parità di tattica, di tecnica, di qualità e di carature dei giocatori e di espressione di gioco, conta anche chi ha la capacità di fare meno errori. Se tu ci metti il 90% di positività fra tutte le cose che ho detto e poi commetti errori molto di più rispetto a quelli che può commettere un avversario, è chiaro che le partite rischi di perderle o non vincerle e quindi non raccogli i meriti. E questo è il saltino che dobbiamo fare. Sotto tutti gli altri punti di vista, fidatevi, stiamo bene. Scusa, in questi errori di cui lei parla, io glielo chiedo, c'è anche qualche errore suo? Ma io mi metto sempre in discussione, come no? Certo che sì. Quali sono gli errori che un allenatore può commettere? Sono quelli, che ne so, magari di schierare qualcuno che in settimana ha visto bene e che magari poi dopo, scegliendo, non ti dà quello che tu pensavi o aspettassi. Ma gli allenatori sempre li fanno gli errori, non c'è dubbio su quello. È bravo chi ne fa pochi, chi sbaglia poco, ma nessuno di noi è perfetto. Lei mi ha fatto la domanda, io discuto sempre con me stesso, mi metto continuamente in discussione, ecco perché non è una sorpresa, ecco. Anche nello scegliere chi mandare in campo, adesso io fino alla fine discuto con me stesso. Mister, deve dover perdere una settimana, questa forse è la più difficile, perché il Siracusa si congederà dal proprio pubblico, non credo che vi sceglie, vincerà Francavilla, forse non riuscirà nemmeno a ottenere un pareggio. Giocare l'ultima partita in casa è sempre un motivo in più, uno stimolo in più per una squadra che si è salvata con merito. Poi la Vito Invese sta pensando obiettivamente su bene, che è proiettata più alla fine di ritorno di Coppa Italia che al campionato sul quale non ha più niente da dire. Il Napoli probabilmente domani metterà in cassaforte matematicamente anche il secondo posto. Che tipo di difficoltà si aspetta da una gara del genere? Che forse ha un profilo diverso. Non lo so, sono in parte d'accordo su quello che lei ha detto sul Trapani, sulla Viterbese. Mancano tre partite per noi, pensiamo una alla volta. Quella di domani, abbiamo detto, è una gara importante. In casa loro affrontiamo una squadra che si è salvata, ma che e che si giocherà la partita, giustamente, con tutte le motivazioni che vogliamo, l'ultima partita davanti al loro pubblico, eccetera. È tutto abbastanza normale. Importante la partita, dovranno prevalere
le motivazioni dovranno prevalere i concetti di squadra, dovremmo giocare una partita intensa, accanita, perché per noi metterci al sicuro, tra virgolette, quindi centrare i tre punti è molto importante, molto importante. Poi ho detto prima, senza aspettare Bisceglie, Francavilla Bisceglie o Cavese Catania, che è importante raggiungere una posizione di classifica ottimale, sarebbe un grande successo, perché il terzo posto ti dà dei vantaggi. Dovremmo dimostrare di meritarlo questo terzo posto, come? Giocando a calcio, come si deve. Sì, altra cosa, Siracusa è tornato tante volte, però è casa sua, che sensazioni le dà questa partita lì? Ma insomma, un po' di esperienza ce l'abbiamo, le sensazioni sono andate tante volte, si addomesticano, niente di particolare, se non ritornare in un ambiente a me familiare che conosco, alcune cose molto piacevoli, alcune spiacevoli, come questo stadio che è sempre lo stesso dall'epoca di Mussolini. Ieri abbiamo festeggiato il 25 aprile, l'anniversario della liberazione dopo la seconda guerra mondiale. Ammazza, a Siracusa resiste, è uno stadio che non è colpa di nessuno, quindi è difficile per degli imprenditori investire nel calcio. Ecco perché Siracusa Calcio ha delle problematiche da parecchi anni, perché insomma chi è che investirebbe un centesimo su una struttura che, per carità, è antica, è storica, rappresenta momenti di storia della città importanti, ma chi ha fatto il suo tempo e chi deve provvedere? Io no, perché non sono sindaco, chi guida la città? Se ne parla da sempre, ma nessuno muove niente. Rispetto all'unica volta in cui c'è andato col Catanzaro, però l'ha messo in sintetico, tra l'altro l'unica volta che il Catanzaro ha vinto. Quella fu una partita, vabbè, ogni partita ha una propria storia, noi lì eravamo secondi, ogni partita ha una propria storia, no, ma a parte tutto, sono di là, ma le emozioni, se così si possono chiamare, si addomesticano facilmente, siamo concentrati e sono concentrato sull'obiettivo dei tre punti che deve passare dalla prestazione che faremo. Parlavamo di esperienza, quindi può essere la volta di nuovo Figliomeni sta molto bene, l'infortunio è superato, negli ultimi 15 giorni ha aumentato i carichi di lavoro lavorando su alcuni aspetti, sta molto bene, è un giocatore importante, dietro siamo in tanti, ci saranno da fare 3 partite in 7 giorni e non tutti le potranno fare tutti e 3, quindi nel gioco delle alternanze, dei cambi, è un giocatore pronto, disponibile, deciderò alla fine, dopo che ho fatto un po' di discussioni con me stesso, magari stanotte. Senta, dalla difesa all'attacco, Fischnall e Tursi sembrano inamovibili, ormai insomma stanno facendo benissimo, per la terza maglia come orientato? Se sono inamovibili, poi con le sue... Vedremo, anche qui vale lo stesso discorso, diciamo che nel reparto avanzato ci sono dei giocatori che stanno molto bene dal punto di vista fisico, uno di questi ad esempio è Fischnall, perché si è sempre allenato con grande continuità durante l'anno, quindi è in condizione di fare lui, io penso, poi vedremo, durante 3 partite con performance importanti, senza che possa in qualche modo togliere qualcosa, la stanchezza alla sua prestazione. Gli altri vedremo nel gioco dei cambi e delle alternanze, vedremo, però come sempre la nostra forza è stata anche quella, no? La capacità di cambiare, di entrare, questa grande sintonia che c'è sempre stata e che deve continuare a esserci. Forse il mister ha già risposto in parte, mister, ma gliela faccio lo stesso la domanda: se il terzo posto dovesse essere, lei considera quest'anno un anno positivo in linea con i programmi? Non lo so, fate voi. Se vuole sapere la mia opinione, che però adesso, vista la partita di domani, è poco importante, anche il quarto, anche il quinto sarebbe un traguardo importante per quello che la squadra ha prodotto, per come siamo partiti, per il gruppo che alleno, per l'età media di questa squadra, quindi sto dicendo tanti elementi, perché siamo partiti da zero a differenza di tante altre squadre, significa da zero senza una grande base di lavoro, e perché tanti giocatori sono di proprietà della società e hanno anche un'età giusta, per un insieme di motivi,
Poi il terzo posto, non lo so, potevamo fare anche il primo, ma chi dice no? Perché il calcio è così, chiaro che se non l'abbiamo fatto abbiamo dei demeriti rispetto, ma noi non siamo partiti per quello, noi siamo partiti per costruire un progetto, il progetto c'è, ma non è che costruire un progetto significa non provare a vincere. Io lo dico dall'inizio, voi mi facevate le domande, che obiettivo ha il Catanzaro? Io dicevo le stesse cose all'inizio e poi dicevo ma noi vogliamo vincere tutte le partite contro tutti, perché poi a volte ci siamo riusciti, a volte no, ma credo che si sia intrapreso un percorso nuovo, ma non ne voglio manco parlare perché non mi piace, perché questo percorso nuovo io francamente lo vorrei pure concludere anticipatamente, subito, come? Vincendo, perché no?